Bella regà e benvenuti per chi è nuovo nel canale. Oggi after patch car to car ragazzi, quindi requisiti arena e per Xbox ragazzi funziona solo su old gen, su next gen non va, mentre su PS va ovunque. Quindi una volta che abbiamo l'arena ragazzi, LS auto raduno, il veicolo da cui prendere le modifiche e il veicolo che vogliamo moddare è un amico che ci dà una mano e possediamo anche il Geo ragazzi e abbiamo pure il nostro yacht da 10 milioni, possiamo iniziare con il glitch. Quindi per chi gioca ad Xbox gli dice al suo amico ragazzi che con cui modderà di andare in mira diversa in una sessione a inviti dentro il lavoro da titano. Invece per chi gioca da PS ragazzi non dovrà fare questo step e userà Anawak. Quindi ragazzi, quando siamo in questa schermata dovremo andare dalla biglietteria e fare freccia destra come avete visto in clip. Dovremmo partecipare in teoria su Anawak per chi gioca da PS ragazzi. Noi che invece giochiamo da Xbox dovremmo chiedere al nostro amico di invitarci dentro il lavoro da titano in mira differente ragazzi. Il risultato sarà questo, che quando ci arriva il recupero saremo sul primo messaggio e lo accettiamo. Sul secondo messaggio gli diciamo al nostro amico di quittare l'attività e il lavoro di titano. Aspettiamo 3 secondi raga sul terzo messaggio e lo accettiamo. Il risultato dovrà essere che spawnate fuori dalla biglietteria senza la minimappa. Adesso vi faccio vedere la maniera corretta ragazzi. Comunque delle volte regà a seconda anche della connessione e della console del gioco, da come gli prende, dovete o fermarvi sul primo messaggio o sul secondo. A me funziona molto meglio se mi fermo sul secondo ragazzi, questa è una cosa che dovete vedere voi. Quindi fate freccia destra ragazzi, per chi gioca da Xbox dovrà farsi mandare l'invito dall'amico e quando sta sul primo messaggio o sul secondo gli dite al vostro amico di quittare l'attività, il lavoro di titano in mira differente. Invece ragazzi, per chi gioca da PS semplicemente partecipa, accetta i primi 2 messaggi veloci ragazzi, questo è fondamentale, e poi sta 3 secondi sul terzo ragazzi. Quindi accetto il primo messaggio, accetto anche il secondo messaggio, gli dico a mio amico di quittare l'attività ragazzi, sto fermo sul terzo messaggio, dopodiché spawneremo senza minimappa e ci saremo buggati per fare il car to car. A questo punto ragazzi gli dite al vostro amico di entrare a LS auto raduno o che sia già lì che vi aspetta, se lo fate in 3 ragazzi, così uno fa il titano in mira diversa e uno magari che vi aiuta a moddare sta già all'interno di LS auto raduno. Quando accetterete l'invito di LS auto raduno ragazzi, fondamentale, vi dovete richiedere il veicolo da cui prendere le modifiche, dovete diventare sicuro server, quindi membri del CEO, dopodiché possiamo andare a startare l'attività sprint dal menu interazione. Ovviamente a questo punto dovremo aspettare i 30 secondi ragazzi della gara, dopodiché una volta che sarà scaduto il tempo ragazzi e il vostro amico è entrato dentro la gara con voi, potremmo andare a fare il glitch all'interno della gara sprint. Quindi raga, non vi resterà altro che andare davanti all'LS auto raduno qualsiasi, io vi consiglio questo qua che è il più vicino, togliere il vostro CEO ragazzi e rimettere il vostro CEO. Siccome siamo buggati potremmo farlo e a questo punto potremmo entrare dentro lo Santos Custom. Raga, una volta che siamo all'interno di Los Santos Custom non ci resterà altro che fare nessuna modifica, quindi una volta all'interno clicchiamo il tasto B o cerchio se giocate da PS e nella schermata vuoi davvero uscire da Los Santos Custom teniamo premuto triangolo o Y per fare un respawn, è fondamentale ragazzi. Una volta che siamo nella schermata nera dovremo partecipare su Anawak per chi gioca da PS e accettare tutti e 3 i messaggi. Per chi invece giocherà da Xbox, che ricordo che funziona solo su old gen, dovrà fare mandare un invito dal suo amico che sta in mira diversa ragazzi dentro il lavoro a titano e dovrà accettare l'invito. Nel primo messaggio dovrà quittare l'attività all'amico e noi accetteremo poi tutti gli altri messaggi.
A questo punto spawneremo dentro lo Santos Custom senza veicolo. A questo punto, ragazzi, vi fate chiamare lo Sparrow dal vostro amico, regà, e dovete chiamare il capitano, così proverete a vedere se effettivamente vi fa chiamare il capitano. Se vi fa chiamare il capitano, dico, ragazzi, nessun problema, prendete lo Sparrow, vi allontanate e a una certa vedrete che vi farà tornare a posto nel punto di dove siete partiti. A questo punto mandate al deposito il vostro veicolo personale, regà, e andate dal vostro yacht. E a quel punto, quando saremo dal nostro yacht, ragazzi, col capitano, il menu aperto in alto a sinistra, potremo effettivamente moddare. Quindi, da come potete vedere nella clip, una volta che sono arrivato dallo yacht, vado a richiedermi il mio veicolo personale tranquillamente dal menu e sceglierò così il veicolo che voglio moddare. Ora io farò la nuova 300 che è uscita la settimana scorsa, ragazzi. Una volta che l'ho richiamata, ora vi faccio vedere prima di fare un respawn, così siete sicuri. Ci sarà spawnata la macchina originale che abbiamo noi nel garage. Ma nessun problema, noi ora facendo un respawn, siccome siamo su un veicolo speciale e non è neanche nostro a sto giro, ragazzi, rispawneremo con il veicolo moddato che abbiamo appena chiamato. Quindi, come potete vedere, la macchina è arancione, è originale, fa schifo. Faccio un respawn e sbada bam, raga, avremmo moddato l'auto. Allora, questo glitch è sicuro, funziona sempre, non ha intoppi. L'unico problema è leggermente nel buggarsi, funziona solo su old gen, ragazzi, e per salvare il veicolo semplicemente dite al vostro amico o di quittare l'attività, oppure fate come faccio io, che apro un'attività qualsiasi di queste in mappa, dopodiché l'annullo e, ragazzi, si leverà lo sprint e ci rimarrà anche la macchina buggata. Quindi, per salvarla, andate a fare una qualsiasi modifica da Los Santos e siete a posto, ragazzi. Ne approfitto per dirvi, in questo periodo Savix non ha il tempo per fare le aggiunte, ragazzi. Quindi, se vi servono account già fatti, va bene, se no, amen. Spero che questo video vi sia stato d'aiuto, ragazzi, lasciate un like se è così, commentate, scrivete, attivate le campanelline, così aiutate il mio lavoro. Bella, regà, e alla prossima!